mesi, sono due mesi, di un tavolo all'ultima ora ieri sera. Curiosissimi, hanno ordinato di tutto e tutto insieme, tra cui matriciana, alcuni piatti del ristorante, a pacchi aspettativi. È stata una gran chicca riprenderlo. Diciamo che comunque li abbiamo accolti abbastanza bene, sono rimasti soddisfatti. E quindi essere pronti pure a ricevere, no? Sì, altre culture, altre... Sì, hanno mangiato tutto insieme, quindi consueto, una cosa che non succede spesso. No, infatti la pasta, la poi sai, all'ultima ora, quasi a chiusura, diciamo che... E che parlano inglese? Inglese, perfettamente lì. Sono Len Rosica del ristorante Belvedere e insieme a mio fratello Nelson abbiamo intrapreso questa avventura nel 99 grazie ai nostri genitori che ci hanno trasmesso tanta passione e tanta voglia di scoprire e di inventare e di amare la terra che c'è qui intorno. E esplorare, ricercare ingredienti, contadini che facevano vini e prodotti della campagna romana. Non vedevamo l'ora di farla assaggiare, no? Frascati è cucina e io ho scelto Frascati come cucina di riferimento. Il mio primo ristorante l'ho avuto tantissimi anni fa, si parla di 30 anni fa, e purtroppo per varie faccende, diciamo, logistiche, che questo è un lavoro che ti porta via un bel tempo della tua vita, ho deciso di smettere. E era sempre il mio sogno nel cassetto e dopo tanti anni l'ho ripreso ed eccomi qui, con non solo un ristorante ma ben due. E, diciamo, al momento assumiamo la stessa identica cucina tipica romana e in più questo abbiamo voluto spaziare su una pizzeria. Siamo tre fratelli e amiamo gestire questo ristorante con spirito libero, con una certa naturalezza in quanto ci è già stato tramandato moltissimo dalle generazioni precedenti. E i nostri nonni hanno gestito una trattoria molto interessante e di grande spessore già per l'epoca di quegli anni. E per cui ci portiamo dietro un retaggio di valori che non facciamo altro che mantenere con qualche curiosità magari movimentare un po' la cucina senza mai però andare a toccare quello che
l'ingrediente principale, per cui la nostra provenienza, la provenienza è una terra semplice, ricca di ingredienti importanti che cerchiamo di trasformare il meno possibile, ma di esaltare.